Il professor Roberto Farnè che si è fatto una tirata da Bologna stamattina e poi alle 5 qualcosa si farà un'altra tirata per tornare, però era la presenza che volevamo avere perché sicuramente dirà delle cose interessanti su questo argomento che abbiamo scelto, che l'educazione ha bisogno di gioco con un punto esclamativo e un punto interrogativo, e che dovrebbe essere così conclusivo rispetto a un'attività di didattica del gioco e del giocattolo che abbiamo fatto, in realtà lo facciamo già da prima, ma in particolare in questo ultimo anno con molte scuole non solo di Bra, ma anche della provincia e anche di fuori provincia. Quest'anno abbiamo avuto visite di scolaresche dalla Liguria, dalla provincia di Torino, quindi insomma interesse intorno a cosa del giocattolo è notevole. Conoscete credo quasi tutti il museo del giocattolo, che nasce da un'idea di Michele Chiesa, che è un antiquario locale che molti di voi sicuramente conoscono, e che da questa collezione ha messo in piedi un'attività che noi come comune abbiamo ripreso nel momento in cui abbiamo trasferito qui da noi polifunzionale la collezione, che chiamiamo museo, ma in realtà lui preferisce chiamare collezione, che non a caso si chiamava quasi per gioco, come è nata. Questa collezione ci ha permesso di sviluppare una serie di attività, in particolare noi siamo molto interessati a sviluppare le attività di tipo ludico didattico con le scuole, e con noi c'è Gianper Paschetta, che è uno degli animatori insieme a Roberta dell'associazione Respiro del museo, che fa un po' sempre da guida. Alla fine chi è interessato può fare una visita guidata al museo, e quindi c'era l'occasione così di fare un po' il punto su questo tema. Il professor Farnè è docente all'Università di Bologna, leggere bene la facoltà, il dipartimento, anzi il dipartimento di scienze per la qualità dell'Università di Bologna, quindi credo che sarà anche interessante la spiegazione che vi darà su perché si chiama così. È una docente che abbiamo avuto modo di sentire attraverso i vicini di Respiro, perché ogni tanto viene anche qui da noi alla Facoltà di Scienze della Formazione a Savigliano, ed è uno dei pochi che si interessa in modo particolare a questi temi. Credo che sarà un incontro interessante, sicuramente vi darà anche degli spunti di lavoro. Credo che sarà anche molto interessante da parte vostra porre delle domande, delle questioni, proprio per così rendere anche un po' concreto questo incontro e anche in previsione del vostro lavoro. L'idea è appunto quella di stabilire con voi un rapporto anche di continuità, visto che sostanzialmente le scuole che sono presenti sono qui di Bra, per permettere al Museo del Giocattolo di avere anche uno sviluppo più legato appunto al mondo della scuola e al mondo dell'infanzia, con attività specifiche che già abbiamo proposto, in particolare i laboratori sono tra questi, ma che vorremmo riproporre poi più in là. Questo anche perché ci sono dei progetti come questo che hanno ricevuto il contributo della Regione Piemonte, che vengono molto apprezzati proprio per le caratteristiche che hanno. Noi non vogliamo avere un museo polveroso, ma vogliamo avere una struttura che fa da volano per tutta la serie di attività vive. Non dico molto di più, lascio la parola al professor Farnè, e poi alla fine insomma, non so come il professor gestirà le cose, credo che si possa fare. Grazie. Bene, intanto vi ringrazio per questo invito. Graditissimo, è stata anche per me l'occasione per conoscere questo vostro museo del giocattolo meraviglioso. Chi non l'ha visto lo vada a vedere, si figli, è veramente bello. Ci sono veramente dei pezzi di straordinario valore culturale, oltre che ludico in senso stretto. Ho sempre sostenuto, l'ho anche scritto, che i giocattoli nel tempo rivelano non tanto il gioco del bambino quanto le idee che l'adulto aveva nel fare quel giocattolo, cioè i giocattoli rivelano soprattutto
l'idea di gioco che gli adulti hanno rispetto ai bambini, e questo è molto interessante secondo me. C'è molta pedagogia, insomma, no? Adulta nei giocattoli, e quelli che sono nel museo potrebbero essere letti proprio, no, come strumenti che svelano delle idee dell'educazione, del gioco, della pedagogia del gioco che gli adulti hanno. Ed è veramente prezioso questo museo, quindi curatelo, valorizzatelo e soprattutto incrementatelo, perché poi i musei sono belli, perché si arricchiscono nel tempo, da cosa nasce cosa, insomma. E appunto io mi chiamo Alberto Farnè, insegno pedagogia del gioco e dello sport, la mia materia, nel Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna, che ha sede a Rimini. Bologna è un'università multicampus, ha sede anche in Romagna. È un dipartimento nuovo, nato appunto 3 anni fa con la riforma dell'università, e che, diciamo, è l'unico dipartimento che tiene insieme discipline di area scientifica, biomedica, umanistica, sociale, insomma, quindi è una realtà molto interessante proprio perché, diciamo, molto dialogica, molto multidisciplinare, insomma, e quindi credo che questo sia un aspetto, almeno quello che mi ha spinto a promuovere la nascita di questo dipartimento, di cui sono attualmente vice direttore. E poi sono direttore della rivista Infanzia. Chi di voi è insegnante di scuola dell'infanzia probabilmente la conosce, è una rivista dell'Università di Bologna, una rivista scientifica e professionale che si occupa di educazione 06, esiste dal 1973, quindi è una rivista di grande tradizione, insomma, no, è anche importante, quindi io, per me, insomma, è un onore dirigerla, insomma, la dirigo da 10 anni, da che è morto il suo fondatore, Piero Bertolini, peraltro torinese, insomma, quindi mio maestro è stato. E il tema che mi avete chiesto di affrontare con voi, insomma, è un tema che mette un po' di soggezione, perché il tema del gioco non si sa bene da dove prenderlo. Definire il gioco è come cercare di definire la cultura, insomma, o l'educazione, cioè come si fa, che cos'è l'educazione, non si sa da dove prenderla, che cos'è la cultura. Ci sono degli antropologi che hanno fatto una sorta di registro di quante definizioni ci sono del termine cultura, credo che ne abbiano tirate fuori alcune centinaia. La parola gioco è per me lo stesso. Io quando inizio i miei corsi di pedagogia del gioco inizio proprio con gli studenti e con una lavagna facendo un brainstorming, no? Cioè, la parola gioco per voi che cos'è? Cioè, dite una parola che voi associate per significato alla parola gioco. Allora, ovviamente la prima è sempre divertimento, e poi dopo viene fuori creatività, e poi dopo viene fuori appunto fantasia, oppure tante parole. Allora, mettiamo insieme una ventina di termini, poi potremo andare avanti, ovviamente, e cerchiamo di capire in sostanza che il gioco è un concetto polisemico, cioè vuol dire tantissime cose, ha una straordinaria ricchezza di significati. Lo associamo in genere all'infanzia, ma il gioco non è una dimensione di per sé infantile. Il gioco è una connotazione umana che ha le sue radici a livello biologico, naturale. Poi noi sappiamo bene che nell'infanzia il gioco svolge un ruolo molto particolare negli anni dell'età dello sviluppo, da che un bambino nasce fino a tutta l'età dello sviluppo. Però ecco, sbaglieremmo pensando che il gioco, diciamo, l'idea di associare il gioco ad un significato che evoca quasi in forma esclusiva l'infanzia. Gioco uguale bambini, non è così. Non è così. Il titolo di questo incontro lega il gioco al tema dell'educazione, che cos'ha a che fare il gioco con l'educazione. Il gioco, per capire che cosa ha a che fare il gioco con l'educazione, bisogna prima capire che il gioco è una esperienza di tipo naturale, biologico. Johann Huizinga, nel suo libro Homo Ludens, che è uno dei libri fondamentali su cui si è costruita la moderna cultura del gioco, bene, è un libro del 1939, Huizinga dice: il gioco è preesistente alla cultura.
gli animali non hanno aspettato gli uomini per imparare a giocare. E così i bambini. I bambini non giocano perché c'è un adulto che gli insegna a giocare. I bambini giocano e basta. Che significa in sostanza che il gioco ha una sua, ha un suo fondamento di tipo naturale, biologico. Qui c'erano gli studi, sono stati alla fine dell'Ottocento e prima del Novecento, soprattutto gli studi di Karl Gross, questo filosofo, biologo, insomma, tedesco, che per primo ha codificato, possiamo dire, il gioco, oggi diremmo dal punto di vista etologico, cioè del comportamento naturale. E ha appunto, nell'ambito di quella che era la sua cultura, una cultura positivista, quindi molto classificatoria, no? Molto tassonomica, eccetera, ha catalogato un po' tutti quelli che secondo lui erano dei comportamenti animali definibili come comportamenti ludici in natura. Il libro di Karl Gross, non so il tedesco, dico nella traduzione inglese che fu fatta immediatamente, siamo alla fine dell'Ottocento, 1898-99, si chiama proprio Il gioco degli animali, The Play of, of Animals, a cui poi seguì due anni dopo il suo libro The Play of Man, Il gioco dell'uomo, perché lui andò a vedere come anche nell'uomo il gioco, l'esperienza ludica, è un'esperienza che ha radici biologiche. In altre parole, il gioco è fondamentale per i cuccioli, parliamo soprattutto degli animali superiori, come forma di apprendimento adattativa. I cuccioli giocano e giocando che cosa fanno? Imparano a saltare, a correre, a cacciare, a difendere. Cioè imparano a fare tutte quelle attività sotto anche, voglio dire, la guida, no? La sorveglianza, l'osservazione dei soggetti adulti del branco, no? Della famiglia, imparano a fare per gioco, tutte quelle cose che poi, diventando adulti, dovranno fare per davvero. Dunque, badate, dicendo questo, noi diciamo una cosa molto importante. Primo, che il gioco appartiene prima di tutto alla natura, quindi non è un prodotto culturale, lo è dopo. Secondo, che in quanto tale, proprio per questa sua matrice naturale, giocando si impara, se no non si capirebbe perché gli animali giocano. Questo che gli animali giochino sperimentare anche voi, chiunque abbia un cane, va in un prato, lancia la pallina e il cane corre, prende la pallina e la riporta, oppure il bastone, eccetera. Perché lo fa? Mica è una preda quella lì, è per gioco. Però istintivamente l'animale fa queste cose, l'animale gioca a cacciare, e Karl Gross ha catalogato proprio, no? Tutte queste forme ludiche che i cuccioli, gli animali fanno e attraverso cui imparano abilità, competenze, imparano a cacciare, giocano sul piano aggressivo, ci sono addirittura dei giochi di accudimento, imparano ad accudire i piccoli, per esempio, no? Per gioco, cioè sono le femmine adulte, sono stato studiato in alcuni gruppi di primati, di scimmie primati, dove le femmine adulte di un branco lasciano che delle femmine più piccole, non ancora adulte, giochino ad accudire i neonati, per esempio, proprio per imparare, in sostanza. Dunque, vedete che importanza ha il gioco. Vedete che importanza ha il gioco. I bambini giocano fin da piccolissimi e non perché noi gli insegniamo a giocare. Dopodiché, certo, essendo noi una specie animale particolarmente evoluta, noi sul gioco abbiamo innestato, ovviamente, la nostra cultura, degli elementi culturali. Ora, qui c'è un dibattito molto, molto vivace fra gli studiosi del gioco, anche Brian Sutton Smith, che è uno, diciamo, dei più importanti studiosi di psicopedagogia,
sociologia, antropologia, poi il gioco incrocia molte discipline, insomma è difficile etichettare, insomma, no? In senso stretto certi studi sul gioco. Insomma. Brian Sutton Smith dice che, insomma, nell'uomo dovremmo distinguere, insomma, no, fra quelle che sono attività che noi diciamo di gioco nei bambini piccoli, ma in realtà sono attività di esercizio istintive, da quello che è il gioco vero e proprio. Nel senso che qualcuno afferma che noi, diciamo, nell'ambito umano possiamo parlare di gioco solo nel momento in cui, e questo lo dice anche Olzinger, questa è la differenza tra l'animale che gioca e l'uomo che gioca. L'animale gioca, dice Olzinger, l'uomo gioca e sa di giocare. Questa è la differenza. L'animale gioca perché è istintivamente, naturalmente predisposto. L'uomo gioca sapendo di giocare. Allora, questo livello di consapevolezza è quello che fa la differenza rispetto alla dimensione puramente naturale, biologica del gioco e quella invece dell'homo sapiens, chiamiamolo così. Non a caso Huizinga ha intitolato il suo libro Homo Ludens, assumendo appunto questo principio per cui l'uomo, oltre che Faber, Sapiens, eccetera, l'uomo è anche Ludens, perché la teoria di Huizinga è che la cultura dell'uomo, lui usa la parola cultura, che però è meglio traducibile con civiltà, la nostra civiltà, secondo Huizinga, ha le proprie radici proprio nel gioco. Quindi il gioco non è un orpello della cultura, non è un elemento accidentale della cultura, ma è addirittura fondamento della civiltà. E tutto il suo libro spiega appunto questa sua teoria, che ancora oggi è un punto di riferimento rispetto a questo. Dunque l'uomo gioca e sa di giocare, questa è la differenza che noi vediamo in un bambino quando comincia a fare queste operazioni, che potete vedere tutti, abbiamo visto, il bambino prende la sedia e dice adesso questa sedia è il mio cavallo. Allora se voi andate vicino al bambino, dice, no scusami, questa non è un cavallo, è una sedia, sì ma adesso è per finta, allora voi insistete e dite scusa ma un cavallo c'ha una testa, una coda, no ma ti ho detto che è per finta. Se voi continuate a rompergli le scatole, il bambino vi manda a quel paese e vi dice lasciami giocare in pace. Allora il bambino non è stupido, sa benissimo che quella sedia è una sedia. In quel momento fa questa operazione, mette fra parentesi la sedia, oggetto per sedersi a tavola o eccetera, e dice adesso questa sedia non è più quella, è un'altra cosa. Assume un valore simbolico, il termine simbolo è un termine che lega, simballei vuol dire lega, collegare, va bene? Per cui collega la sedia a un cavallo, la sedia è un cavallo, finito il gioco la sedia torna ad essere la sedia di prima. Questo è il grande salto di qualità ovviamente che caratterizza il gioco umano, va bene? Su questo poi si innesta tutta la nostra cultura ovviamente, e quindi quelli che sono i giochi che le culture producono. Ci sono giochi universali presenti in tutte le culture, giochi che si giocano in certe realtà, non in altre, e così via, insomma, no? Produzione di materiale per il gioco, insomma. Quindi il gioco diventa in sostanza un campo d'esperienza su cui l'uomo fin dalla sua infanzia forma, diciamo, no? Comincia a formare le sue categorie di conoscenza, le sue competenze, le sue padronanze. Le due forme originarie, quindi biologiche, dell'apprendimento, sono quelle che esistono anche, che usano anche gli animali. Come imparano gli animali? Gli animali imparano secondo due modalità che sono le stesse con cui imparano biologicamente. L'educazione, come il gioco, ha un fondamento biologico. L'educazione è fondamentale per la sopravvivenza, cioè per diventare adulti e sopravvivere. Quindi
L'educazione è un campo d'esperienza naturale, va bene? Naturale. I cuccioli vengono educati in qualche modo e quindi si impara. Quali sono le due forme più originarie biologiche dell'apprendimento? Sono due. Una è quella dell'imparare per imitazione. Guardo e faccio anch'io. Facciamo anche noi, no? Un bambino guarda come faccio io, fai come tu, va bene? Guarda me come faccio, poi fai anche tu. Questa è la forma tipo. Quindi osservo un adulto, uno più grande di me, guardo come fa e faccio anch'io uguale. Questa è la funzione, quelle che sono le figure primarie, no? Per i bambini sono queste, no? Perché i bambini osservano con tutto ciò che questo comporta, quindi i modelli, i riferimento, tutto ciò che poi di culturale c'è dietro. Però alla base c'è una dimensione di apprendimento naturale. Il bambino impara osservando e imitando. La seconda forma di apprendimento naturale è quella del provare e imparare per tentativi ed errori. Provo, faccio, pastrocchio, vedo e poi rifaccio. Questo meccanismo spontaneo e naturale che i bambini hanno, che potete osservare nei bambini piccoli che provano, costruiscono, mettono su, poi distruggono, poi rifanno, eccetera. Ma intanto pensano. Queste sono le due forme naturali di apprendimento. Proprio si impara così, per via spontanea e naturale, attraverso l'imitazione e attraverso il meccanismo del tentare, del provare, per prove ed errori. I bambini giocano così. Le forme originarie del gioco dei bambini sono queste. I bambini giocano imitando, facendo quello che fa il grande, l'adulto, questi meccanismi imitativi, no, che i bambini fanno per gioco. I bambini giocano provando. Quando un bambino comincia a camminare, intorno a un anno, la prima cosa che fa è cominciare anche a vedere cosa può fare camminando. Arrampicare, salire su una sedia, fare un salto, poi vede come va, ce la fa, non ce la fa. Oppure rovistando, provando a incastrare cose. Dunque vedete che il gioco ha una radice profondissima che ci fa dire che giocando si impara sempre. Non è una questione che riguarda il gioco didattico, il gioco educativo che poi noi ci inventiamo, ne trovate molti su nel museo del giocato, no? Cioè giochi che gli adulti hanno realizzato e sono giochi finalizzati a far imparare i bambini, cioè scuola dell'infanzia facciamo la tombola degli animali, va bene, che è una tombola ovviamente come tutte le tombole, ma attraverso la quale giocando i bambini imparano ad associare una figura, un nome, così. Ce ne sono tantissimi giochi, quelli che chiamiamo giochi didattici, giochi educativi. In realtà tutti i giochi sono educativi, perché non c'è gioco attraverso cui i bambini non imparino. Non c'è gioco attraverso cui i bambini non imparino qualcosa. Io mi diverto molto con gli studenti a chiedergli: che cosa impara un bambino giocando a nascondino? Tutti abbiamo giocato a nascondino. Allora, cosa impara? C'è niente da imparare a giocare a nascondino? No, si impara moltissimo. Si impara moltissimo. Intanto, gioco a nascondino è uno strano gioco, perché è un gioco dissimmetrico. Uno contro tanti. Strano. Normalmente i giochi sono 5 contro 5, 6 contro 6, 10 contro 10. Questo è un gioco dissimmetrico, uno contro tanti. Dice, ma come si fa a giocarci? Non vale, uno contro tanti, è chiaro che vincono i tanti, no? Non è mica detto. Non è mica detto. Tanto è vero che i bambini lo giocano. Quindi accettano il fatto che il gioco possa essere anche dissimmetrico. Seconda cosa, un bambino sta sotto, gli altri si vanno a nascondere e conta, 1, 2, 3, chi è dentro, chi è fuori,
A quel punto il problema è che i bambini che sono andati a nascondersi debbono nascondersi assumendo col proprio corpo una postura che dipende da dove si nascondono. Se mi nascondo dietro un albero devo cercare di essere magro magro, ma se mi nascondo dietro un sasso devo cercare di raggomitolarmi, quasi prendere la forma. E quindi io devo pensarmi, se mi vado a nascondere, devo pensarmi in modo da non essere visto da chi è là. E quindi mi devo mettere da quel punto di vista. E questa è già un'operazione abbastanza complicata. Altra operazione, il gioco consiste ovviamente nel fare tana senza essere beccati prima da chi stava sotto. Allora, che cosa devo fare io? Devo fare in modo che di calcolare che se io esco dal mio nascondiglio perché lui si è allontanato, la mia distanza dalla tana e quella di quello che stava sotto è tale per cui potrei fare una corsa e farcela. Quindi è un calcolo che io devo fare sulle distanze e sulla sorpresa. Non è una cosa semplicissima. Devo fare questo calcolo, vedere se può funzionare oppure no. Dunque, attenzione, il gioco è un dispositivo potentissimo di allenamento del pensiero. Di allenamento del pensiero. E anche del linguaggio. Osservate un gruppo di bambini che giocano, che fanno un gioco. Io ho fatto delle osservazioni su dei gruppi di bambini che giocavano in un parco, in un giardino, eccetera. Per esempio, i bambini hanno un livello di comunicazione verbale altissimo, parlano moltissimo i bambini quando giocano fra loro. Non parlano tanto a scuola, devono star zitti fra l'altro molte volte a scuola. Nel loro gioco, nei loro giochi liberi, i bambini hanno un livello di comunicazione linguistica altissimo. Abbiamo calcolato i tempi che i bambini utilizzano per organizzare il gioco, decidere a cosa giocare, a cosa fare il gioco, sono tempi più o meno uguali a quelli del gioco. Perché un gruppo di bambini devono decidere a cosa giocare, mettersi d'accordo e poi organizzare il gioco. Se giochiamo a pallone, per fare il campo, chi fa la porta, chi fa le squadre, poi quello. Poi si comincia a giocare, quel gioco si interrompe perché uno fa una cosa che non doveva fare, uno bisogna discutere, cioè, però poi bisogna giocare, quindi bisogna mettersi d'accordo. Allora, tutti questi tempi, in sostanza, che apparentemente non sono i tempi del gioco, sono tempi di contrattazione, sono tempi molto lunghi, molto lunghi. Voglio fare squadra, chi fa le squadre, la faccio io, la fai te, si fa la conta. Facciamo la conta per scegliere quello. Ah, bimbo, tira. Poi dopo, no, tocca a te, no, rifacciamo perché non lo metti. E si va avanti così. Allora, voi capite bene che da un punto di vista, così voglio dire, strettamente didattico, noi non siamo in grado di cogliere degli apprendimenti. Vabbè, ma che cosa imparano? In realtà imparano moltissimo. Imparano cioè tutti quegli aspetti legati a delle capacità di tipo sociale, linguistico, comunicativo, di relazione, di leadership, così via. Di gestione dei conflitti, per esempio. Nei giochi all'aperto imparano moltissime quelle che sono abilità, competenze di tipo motorio, psicomotorio. Ecco perché appunto il gioco, qualunque gioco, è sempre comunque portatore di abilità, apprendimenti, competenze, conoscenze, eccetera. Dopodiché ci possono essere giochi più o meno noiosi, più o meno belli, ma il bambino dopo un po', quando un gioco non gli piace, non lo fa. Ovviamente i giochi poi sono un ambito che diventa selettivo, no? E qui dobbiamo in questo senso un po' sgombrare il campo, insomma, no? Da quella che è un po' forse una
modo di pensare il gioco dal punto di vista educativo, che significa appunto che noi selezioniamo in qualche modo dei giochi che hanno una sorta di aura educativa. Possiamo farlo ovviamente, se ci sono dei bravi insegnanti che sanno usare il gioco anche dal punto di vista dell'apprendimento, che vuol dire che sanno fare una didattica connotata anche da modalità ludiche, questa è una buona cosa. Perché è una buona cosa? Perché il gioco è un elemento attivo. Il gioco è un dispositivo che non sopporta la dimensione passiva. Se giochi fai, se no stai a guardare. Giocare significa comunque essere attivi. Se io sono un insegnante nella scuola, utilizzo nella mia didattica delle forme di tipo ludico, delle modalità di gioco, significa che faccio una didattica attiva, significa cioè che i bambini fanno, perché il gioco è di per sé attivo. Giocare significa fare. Quando i bambini giocano, dicono appunto fai la tua parte, tant'è che i bambini sono molto severi fra loro. Se uno non gioca bene, non fa la tua parte, dicono: oh, cosa stai facendo? Devi giocare, se no perdiamo. Quindi gioca, fai. Se no fai lo spettatore del gioco, ma stai fuori e guardi, ma è un'altra cosa. Ci si diverte anche a guardare. Bello anche guardare, bel gioco. Competizione, però è un'altra roba, non è giocare. Giocare è fare. Questa è la ragione per cui la nostra scuola sopporta poco il gioco. Perché la nostra è una scuola la cui pedagogia ha poco a che fare con l'attivismo. Questo è il problema. Così come la nostra è una scuola che mal sopporta tutto ciò che ha a che fare col corpo e col movimento. Corpo e movimento hanno delle istanze ludiche prepotenti. Purtroppo questo me lo riportano, perché gli insegnanti non me lo dicono ovviamente, ma io ho gli studenti che vanno a fare tirocini, gli insegnanti, i genitori me lo dicono anche, che ci sono degli insegnanti nella scuola primaria che dicono: se non state buoni, non fate bravi, non si fa motoria. Allora io avrei bisogno di capire perché non dicono: se non fate bravi non si fa storia o non si fa matematica. Perché? No, sapete, lo dico, non sono provocatorio, lo dico perché dal punto di vista degli ordinamenti didattici, degli orientamenti, non c'è una graduatoria. L'educazione motoria vale come l'educazione linguistica, come l'educazione matematica, uguale. Un bambino deve fare ogni settimana, secondo me almeno 2 ore, ma almeno un'ora vogliamo fare, di attività motoria. Se io sono un genitore e dopo un mese scopro che mio figlio non ha fatto neanche un'ora di attività motoria, io vado dal dirigente scolastico e gli chiedo conto. Dico: scusi, perché mio figlio questo mese non ha fatto? Dico: io pretendo che la faccia, sta scritto, lei me la deve garantire. Ah, ma l'insegnante, non mi interessa niente. Così come mio figlio fa matematica, lingua, eccetera, deve fare anche motoria, cavoli suoi. Cominciamo ad attribuire un po' di responsabilità, perché per la stessa cosa, se scopro che mio figlio non fa mai matematica, scusi, perché non fa mai matematica? Perché all'insegnante non piace, non interessa, non gli piace, deve fare matematica. La nostra scuola non ama la dimensione della... non ama, non è nelle sue corde pedagogiche, insomma, no? Guardate, non è così in altri paesi, Se guardate in altri paesi, il corpo, il movimento, la fisicità sono molto coltivate, molto. Sono al centro dell'attenzione. Io ho studiato a lungo Alberto Manzi, forse avete visto la fiction in televisione, eccetera, ho scritto un libro su di lui, ho collaborato alla fiction in TV, eccetera. E Alberto Manzi mi raccontava che nella sua classe tutti i giorni non passava giorno che non si facesse mezz'ora di attività motoria, almeno mezz'ora tutti i giorni. Tutti i suoi bambini dovevano saper nuotare, lui li portava in piscina, perché l'acqua è un elemento fondamentale, la percezione del corpo nell'acqua dà delle sensazioni importantissime.
rassicura, è un elemento in cui tutti i suoi bambini non si possono contare. Allora, il problema è che quando parliamo di infanzia e di gioco, il gioco ha a che fare col corpo, non c'è niente da fare, il corpo è gioco, è movimento. Noi nelle scuole dell'infanzia abbiamo ridotto spesso il gioco ad una roba che si fa dentro, in una specie di aula che viene chiamata di psicomotricità. Allora gli insegnanti dicono, ma noi facciamo attività, abbiamo l'aula di psicomotricità, poi magari guardi fuori, hanno un giardino meraviglioso dove però non ci vanno mai. E non funziona così, non funziona così. Cioè, parlare del gioco dal punto di vista educativo, badate, significa riconsegnare all'infanzia o comunque assicurarsi o fare il possibile, perché il bambino possa tornare, diciamo, possa avere a disposizione la molteplicità delle esperienze di gioco attraverso cui può esprimersi e può costruire conoscenze e competenze. Io uso spesso la metafora della dieta. Qualunque genitore si preoccupa che il proprio bambino ovviamente abbia una dieta equilibrata, non spero che faccia, insomma, no? Credo che nessun genitore, poiché suo figlio di 5 anni ama molto le patatine fritte, gli dà da mangiare solo delle patatine fritte, gli rovina il fegato a 5 anni, no, sarebbe delinquente. Poi certo, ti piacciono le patatine fritte, ti piacciono le gelate, consento anche che ne mangi un po' di più del solito, però insomma la carne la devi mangiare, la verdura la devi mangiare, insomma, no? Perché questo? Beh, perché ovviamente sappiamo che i diversi alimenti portano alla crescita fisica del bambino, portano alimenti, sostanze, nutrimenti diversi. Per cui noi riteniamo, poi il massimo rispetto ovviamente di tutte le culture alimentari, però diciamo l'attenzione di un genitore è normalmente questo. Le diete che vengono fatte nelle mense scolastiche sono diete attente alla varietà. Guardate che il gioco non è diverso, eh? Pensate quante tipologie di giochi ci sono. Ci sono i giochi di competizione, i giochi di intelligenza, i giochi motori, i giochi sportivi, i giochi creativi, i giochi di manipolazione, tantissime tipologie di giochi. Noi dovremmo preoccuparci che la pedagogia del gioco, va bene, o se volete la dieta ludica, possiamo anche chiamarla così, va bene, che un bambino ha a disposizione negli anni della sua infanzia, quindi nel corso di tutta la sua infanzia, quindi da zero a 12 anni almeno, insomma, no? Fino alle soglie della preadolescenza, sia un'esperienza il più possibile variegata. Il bambino dovrebbe poter fare le maggiori esperienze diverse di giochi possibili, ovviamente con tutta la legittimità di avere poi dei giochi che lui preferisce, per la stessa ragione per cui ognuno di noi ha degli alimenti che preferisce rispetto ad altri. Se io sono un insegnante di scuola dell'infanzia, di scuola primaria, eccetera, io dovrei avere attenzione a questo. Questo non significa che la scuola deve fare tutto, Poi nella scuola dell'infanzia questa cosa ha delle valenze particolari, insomma, perché il gioco è veicolo primario di apprendimento, questo è scritto, orientamenti della scuola dell'infanzia. Il gioco è veicolo primario dell'apprendimento. Quindi dovrei preoccuparmi appunto che le esperienze ludiche dei bambini, dai giochi motori, psicomotori, simbolici, di manipolazione, eccetera, siano tutti presenti. Il bambino possa muoversi fra sue esperienze ludiche molto diverse. Perché? Perché so ovviamente che diversi giochi portano al bambino diversi elementi o alimenti alla sua formazione. Ecco, allora dovremmo, da questo punto di vista, potremmo fare un'indagine, no? E vedere, appunto, potremmo fare anche uno di voi, se siete insegnanti nella scuola, vedere i bambini che giochi fanno, quanti giochi conoscono, quali praticano, di più, di meno abitualmente. Probabilmente ci accorgeremo che la loro dieta
ludica è una dieta piuttosto squilibrata, forse anche la dieta alimentare è squilibrata, però questo non mi consola ovviamente. E allora dovremmo porci questo problema. Badate, non esiste la dieta perfetta, nessuno pensa che non esista nemmeno, ognuno di noi può dire. Certo, per quanto è possibile, insomma, di mangiare correttamente. Non è che esiste, voglio dire, la misura perfetta di queste cose. Stiamo parlando di un orientamento, il più possibile, per quanto è possibile, insomma, ecco. E poiché sappiamo che nell'infanzia, negli anni dell'infanzia, il gioco svolge un ruolo fondamentale, fondamentale della formazione. Ci sono abilità, competenze che se un bambino non le impara in quell'età, dopo è difficilissimo recuperarle. Allora io di questo dovrei preoccuparmi. Dovrei preoccuparmi. Ci sono insegnanti di educazione fisica che mi dicono che in prima media, ovviamente un bambino arriva a 11 anni, fanno i test motori. E molti mi dicono, professore, lei non ha idea di quanti bambini, bambine a 11 anni non sanno fare una capriola. Guardate, una capriola è una roba, non la sanno fare. Non si dicono alcuni, non sanno correre. Dicono, scusi, come non sanno correre? No, non è che non sanno correre. Non hanno la corsa come attività motoria sciolta, abituale, cioè corrono male. Corrono male, per cui fanno molta più fatica. Non hanno imparato a coordinare la respirazione con la corsa. Perché? Perché non hanno mai giocato, non hanno mai fatto, o molto raramente. Allora, ovviamente io non sto dicendo che ci vogliono i giochi dell'obbligo, non è questo il punto. Sto parlando di un atteggiamento e di un'attenzione. Chi si occupa di educazione oggi non era così nel passato, guardate bene. Nel passato i bambini giocavano, andavano fuori, giocavano, fine del discorso, però non esisteva. Il problema esiste oggi. Oggi noi, date le condizioni di vita, i modelli di vita dell'infanzia, noi oggi, fra le nostre responsabilità educative, abbiamo anche quella di preoccuparci della qualità barra quantità dei giochi che i bambini fanno. Nel passato, nel Medioevo, insomma, fino a 30 anni fa, 30 anni fa, ieri, insomma, ecco, non era così. I bambini erano a casa e erano fuori, fine. Dopodiché la mamma doveva chiamarli, perché tanto... Cioè, lo spazio di vita dei bambini è sempre stato l'esterno, eh? È sempre stato. Se ognuno di voi pensa, se facciamo più un gioco, di raccontarci le nostre biografie ludiche, cioè le esperienze di gioco che ricordiamo che sono state fondamentali nella nostra formazione, le ricordiamo come esperienze di gioco, di socialità, in contesti in cui non c'erano adulti fra i piedi, perché gli adulti rompevano le scatole. E quindi quelli erano i giochi, poi gli adulti ci hanno insegnato molti giochi, per carità, l'adulto ha un ruolo fondamentale, ma il gioco come esperienza che il bambino fa sua, conquista ed è sua, quella è l'esperienza autentica. Dove si facevano? Tradizionalmente all'aperto, cortili, prati, campi, eccetera. Oggi tutto questo non c'è, i bambini non ce l'hanno, il problema, la risoluzione non è che si torna al passato non si torna, e meno male, perché nel passato i bambini mangiavano male, avevano di appendicite, lavoravano 8 anni, quindi io non ho nessuna nostalgia del passato, i bambini stanno molto meglio oggi. Il problema noi oggi ce l'abbiamo e lo dobbiamo risolvere con le risorse, le responsabilità e le competenze che noi abbiamo. Noi oggi dobbiamo restituire all'infanzia esperienze che gli abbiamo tolto. Io sto lavorando da anni nel mio dipartimento con un gruppo sui temi dell'outdoor education, cioè diciamo, noi promuoviamo tutte le forme di educazione che usano e utilizzano soprattutto lo spazio esterno. Adesso a novembre faremo il terzo convegno a Bologna sull'outdoor education. Abbiamo fatto il primo convegno nel 2013, abbiamo pubblicato il libro Outdoor Education, uscito l'anno scorso, adesso uscirà un numero quest'anno della rivista Infanzia, il numero uscirà a ottobre, sarà un numero monografico dedicato all'Outdoor Education, e a novembre faremo il terzo convegno a Bologna. L'idea è questa, insomma, no?
di valorizzare, ovviamente, valorizzare il più possibile le esperienze che i bambini possono fare fuori. E fuori si può imparare tantissimo. Io nel numero monografico di infanzia che uscirà ho fatto un articolo dove ho fatto una lettura dei campi d'esperienza della scuola dell'infanzia dal punto di vista dell'outdoor education. Guardate, quando un insegnante pensa alla didattica, automaticamente la pensa dentro. Cioè la nostra idea di didattica è formattata sullo spazio classe, sezione. Noi non pensiamo, diciamo per default, va bene, alla didattica. Guardate, con questo non sto dicendo che allora tutto fuori, non è questo. Cioè l'ambiente educativo è un ambiente globale, dentro e fuori, allo stesso modo. Allo stesso modo. L'ambiente esterno è ricco di possibilità di esperienze, per cui oltre ad outdoor education si parla di outdoor learning, cioè degli apprendimenti all'esterno. Uso il termine inglese non per vezzo, ma perché a livello internazionale c'è un movimento che a livello internazionale lavora su questo, cioè noi stessi nel nostro gruppo siamo collegati, adesso c'ho un mio collega che è a Londra, un congresso appunto sull'outdoor learning, proprio perché questo tema ovviamente è un tema nell'agenda, diciamo, pedagogica, proprio rispetto alle condizioni di vita dei bambini nella nostra società. Allora, quando io vedo gli insegnanti che mi dicono ma i bambini oggi non sanno più giocare, cosa vuol dire non sanno più giocare? Che significa? Anzi, se non c'è un adulto non gioca. Questo è molto grave, molto grave. Allora, questi sono degli indicatori in sostanza, indicatori che ci dicono di come, di quanto il gioco sia un fattore, diciamo, no? Attraverso il quale vediamo nel tempo lungo, da quando un bambino nasce fino a tutta l'età dello sviluppo, insomma, no? Le esperienze di gioco diverse col crescere dell'età, i giochi che farà un bambino a 4 anni non saranno gli stessi che farà a 10, non saranno gli stessi che farà a 15, ovviamente, ma le esperienze di gioco nel percorso dell'età dello sviluppo sono esperienze tutte, ovviamente, che portano elementi importanti alla formazione. Ovviamente, certo, in tutte le scuole dell'infanzia ci si preoccupa, no? Che i bambini facciano certe esperienze di gioco che altrimenti non possono fare, che le mamme hanno paura, i bambini si sporchino, eccetera, tutte queste storie qua. Pare che adesso tutto sia diventato pericoloso, tutto è diventato rischioso. E questo è un altro tema molto, molto suggestivo, insomma. Per cui questo è un po', insomma, il punto. Che ruolo svolge? Su questo poi chiudo e vi lascio la parola perché vorrei dedicare poi il tempo che ci rimane a discutere con voi, insomma, non discutere, nel senso, insomma, rispondere alle vostre domande o riflessioni. Che ruolo ha in tutto questo il giocattolo, il materiale ludico? Io uso il termine materiale ludico in senso lato, perché quando parliamo di giocattolo in genere intendiamo un oggetto che è più legato al concetto di gioco simbolico, insomma, no? Il giocattolo, cioè il materiale ludico, sono tutti quei materiali, diciamo, fatti, costruiti apposta per il gioco. Ovviamente questo ha avuto uno sviluppo straordinario nella nostra società, straordinario da almeno 3 secoli. Guardate, la nostra cultura, la nostra società, i giocattoli moderni nascono insieme al libro per l'infanzia, fino al 700, più o meno, inizio 800. Cioè quando la società si rende conto che il gioco, questa è la riflessione tipica della pedagogia moderna, quando l'adulto scopre che il gioco è così importante nella vita del bambino che dunque ci si preoccupa di dargli qualcosa per il suo gioco, cioè di animare, di arricchire il suo gioco, altrimenti i bambini, i giocattoli, se li sono sempre fatti da soli, cioè, con quello che trovano i bambini poveri poi sempre, insomma, no? All'inizio i giocattoli erano dei bambini ricchi, quelli che andate a vedere su nel museo del giocattolo, molti si capiscono, giocattoli per bambini ricchi, insomma. Nel momento in cui la pedagogia moderna scopre che il gioco è così importante, che è una sorta di carburante straordinario nella vita del bambino, allora l'adulto giustamente dice, beh, ma allora diamo al bambino dei materiali
attraverso cui può arricchire il suo gioco, può potenziarlo, può svilupparlo. Nascono così i giocattoli, i materiali ludici, eccetera. Come dei catalizzatori di gioco, io li ho definiti così, insomma, cioè materiali che sviluppano, no? I catalizzatori in chimica fisica, sono quelle sostanze che attivano reazioni, no? Questo sono i giocattoli. Oppure i libri, no? L'amore del bambino, la passione che hanno per i racconti, le fiabe, eccetera, le figure, le illustrazioni, il libro per l'infanzia nasce insieme al giocattolo moderno e nasce come straordinario investimento che l'adulto fa sull'infanzia, quando l'infanzia comincia a essere conosciuta come un soggetto sociale, non solo un qualcuno che aspettiamo diventi grande finché il bambino non conta niente, insomma, così era, tanto da sopravvivere, insomma. Poi comunque aspettiamo che diventi grande per raccontare qualcosa, no, si comincia a pensare che l'infanzia è importante in quanto infanzia. Allora, se l'infanzia è importante in quanto tale, che cosa la connota di più? Beh, il gioco, cioè, no? Il gioco, la fantasia, l'immaginazione. Allora, questo è. Ecco, però attenzione, perché in questo senso il giocattolo è, diciamo, identifica il modo con cui gli adulti pensano il gioco dei bambini. Perché guardate che il bambino è l'utilizzatore finale, usiamo questo termine. Il bambino non è che l'utilizzatore finale. Il giocattolo viene pensato da adulti, realizzato da adulti, venduto e comprato da adulti per finire nelle mani del bambino. Il bambino non è che l'utilizzatore finale. I giocattoli sono interessanti perché rivelano, mettono in evidenza l'idea che gli adulti hanno del gioco dei bambini e cosa pensano di dare ai bambini per i loro giochi. Quindi c'è una rappresentazione della cultura, c'è una pedagogia del giocattolo che passa attraverso questi materiali ed è una pedagogia potente, potente, a cui noi spesso diamo poca attenzione, ma in realtà non è vero. Perché quando, mi ricordo, una mamma dice, ma insomma, mio bambino ha 3 anni e gioca con le Barbie, è normale. Suscitano. Pur la mia bambina ha 8 anni e vuole giocare a calcio. E allora, vuole giocare a calcio. Ma insomma, non lo so, è giusto. E in realtà, vedete, noi abbiamo delle categorie. Pensate, il gioco è uno degli ambiti su cui la differenza di genere è potente. Maschio, femmina, che cosa è bene per l'uno, per l'altro, no, eccetera. Quindi vedete, in realtà noi attribuiamo al gioco un ruolo importante. Noi lo sappiamo che il gioco è importante. Poi certo, diciamo, ci accontentiamo di salvaguardare certi aspetti. Perdiamo di vista l'esperienza ludica nella sua globalità e ciò che può significare proprio per il bambino attraverso il suo protagonismo ludico, i tempi, gli spazi del gioco. Ecco, credo che insomma il gioco sia uno di quei fattori che, diciamo, se noi potremmo anche guardare il territorio, per esempio, la nostra città, guardate la vostra città e potete dire se è una città praticabile dai bambini nel gioco oppure no. I bambini si possono muovere nella nostra città per giocare oppure no. Il gioco è un evidenziatore, ci consente anche di cogliere quanto un ambiente, una città, appunto, consente ai bambini la libertà di movimento nel gioco oppure non la consente. Ma io mi fermerei qui, perché poi sono tre davanti ancora un bel po', ma insomma preferisco a questo punto dedicare il tempo che ci rimane, insomma, fino alle 5 credo che possiamo stare, no? Fino alle 5 e per rispondere alle vostre domande, per agire con quello che a voi interessa, anche al di là di quello che io ho detto, insomma. Allora, io ho il microfono volante, quindi se ci sono delle domande mi posso avvicinare. Ricordo solo che chi è interessato, qui c'è anche il testato finale. I dati
Direi che possiamo già cominciare. Sì, certo, certo. In parte ha già risposto con, quando ha nominato l'educazione motoria, però volevo il suo parere sul fatto che tanti insegnanti, se un bambino non si comporta bene, non lo lasciano più giocare nell'intervallo. Se il gioco è un diritto, lei cosa ne pensa? Sì, il gioco è un diritto, ma non perché lo dico io, perché lo dice la Carta dei diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite nel 1989, recepita dal governo italiano. Il gioco è fra i diritti inalienabili dell'infanzia. Infatti voi sapete che su questo tema, sono d'accordo che il numero dell'articolo della Carta dei diritti dell'infanzia dell'UNICEF approvata dall'ONU, su quel tema del diritto al gioco ci fu un dibattito notevole in sede delle Nazioni Unite. Perché? Perché ovviamente molti paesi, soprattutto paesi del terzo mondo, fanno fatica ad affermare ovviamente che i bambini hanno diritto al gioco, però l'hanno assunto comunque come, diciamo, una prospettiva in sostanza, no? L'affermazione che il bambino ha diritto al gioco. Ecco. Il che, badate, è molto importante, perché in realtà se io, proprio per quello che ho detto all'inizio, cioè se è vero che il gioco ha un suo fondamento naturale e quindi ha un bisogno naturale, se io nego il diritto al gioco vado contro la natura, vado contro la natura, non è solo un fatto naturale. Negare al bambino il gioco significa andare contro la natura, contro il bisogno originario autentico dell'infanzia. Allora, adesso questo discorso, dice, vabbè, ma noi che abbiamo questo problema qua, noi tutti siamo consapevoli dell'importanza del gioco, quale genitore non riconosce che il bambino ha diritto al suo gioco, addirittura compriamo giocattoli al bambino appena nato, gli mettiamo tutti i giocattolini sulla culla, eccetera. Però attenzione, attenzione, perché poi quando il bambino comincia a diventare grande, grande vuol dire già quando ha 6, 7, 8 anni, va bene, allora cominciamo a riempirgli l'agenda di impegni. Per cui lunedì c'ha quello, il martedì c'ha la musica, il mercoledì c'ha quell'altra cosa. Ma quando è che un bambino può dire adesso non ho niente da fare, quindi faccio quello che mi pare? Perché guardate che il gioco, la dimensione del gioco parte dal vuoto, parte dal vuoto. Il vuoto è adesso non ho niente da fare, quindi cosa faccio? Gioco, faccio quello che mi pare, oppure mi sdraio sul divano e guardo le nuvole. Per cui la mamma dice, ma come, cosa stai facendo? Sei triste. E poi il bambino è immediatamente triste, non si capisce perché. Perché deve essere triste un bambino? Chi di voi insegnante di scuola dell'infanzia, ogni tanto, magari trova il bambino che si va a nascondere, non so, dietro al mobile, là sotto, lo sta da solo, non vuole nessuno fra i piedi, e ce l'ha ragione. La scuola dell'infanzia è una situazione coatta, di socializzazione coatta. È stato un giorno con 20 bambini in una sezione, ma non vedo l'ora di tirarmi fuori e andarmi a nascondere da qualche parte, dentro l'armadio, mi nascondo, non voglio essere visto da nessuno. Ma scusate, ma noi non facciamo la stessa cosa. Quando andiamo a casa da lavoro, non avremmo voglia di non vedere nessun filo, ma lasciatemi in pace, insomma, lasciatemi mezz'ora, mica tanto, insomma. Ma è un bisogno naturale, quindi il gioco nasce dal vuoto, guardate. Il gioco nasce da una percezione di vuoto che io a quel punto riempio di ciò che mi piace in quel momento fare. E quindi è tutto qua. Allora, molte volte noi tendiamo, è la nostra, cioè noi pensiamo che al bambino faccia bene tutto ciò che noi gli prepariamo. Che guardate, non sono cose sbagliate, non sto dicendo che sono cose sbagliate. Mi pongo solo il problema di c'è un tempo nel quale il bambino può dire non ho niente da fare, non ho impegni e quindi posso fare quello che mi pare. Ecco, io credo che questo sia un punto importante. Il diritto al gioco è anche questo, è il diritto a non fare niente, per esempio, per un pochino, almeno per un po'. Quindi direi contrario a valutare il gioco come punizione. In che senso il gioco come punizione? Nell'intervallo magari viene vietato a certi bambini di giocare perché non si sono comportati bene. Ah, sì, certo. Addirittura
addirittura mi è capitato di vedere, cioè, delle scuole dove dunque i bambini fanno la ricreazione seduti nel banco. Non si può andare in giro. Ma che razza di ricreazione è? Cosa ricreo? Cosa cavolo ricreo? Cioè non capisco, cioè, il concetto di ricreazione è un concetto per cui la scuola mi concede 15 minuti, non so quanti siano, insomma, no? In cui è solo una pausa, un vuoto. In quei 15 minuti c'è il vuoto dell'attività. Dunque posso chiacchierare con un mio amico, andare giù, non so, tirare un calcio, una palla, oppure. E se non posso fare questo, che razza di ricreazione è? Cioè, non lo so, io lo vedo così. Altre domande? Sarebbe interessante anche esperienze personali su questo. Allora, io sono un'insegnante della scuola dell'infanzia, una vecchia insegnante della scuola dell'infanzia, per cui a me è stato insegnato che i bambini, soprattutto appunto quando sono piccolini, devono giocare, imparare giocando, tutto un gioco, eccetera. Qualche anno fa abbiamo seguito dei corsi di formazione in cui ci è stato detto che per formare il senso di responsabilità dei bambini e tutte queste cose, non è giusto dire ti sei divertito, hai giocato? No, perché deve avere, sto parlando sempre di bambini tra 4 e 5 anni, no, ci deve essere il momento in cui lui lavora e sa di lavorare, cioè questa è una cosa che ti serve per imparare. Allora, lei poi ha detto che appunto con il gioco i bambini fanno un sacco di cose, come mettiamo d'accordo queste due cose? Sì, ma le cose vanno d'accordo. Montessori diceva che il gioco è il lavoro del bambino. Non so usare queste parole. Badate, dicendo così, poiché la Montessori, insomma, scriveva queste cose un po' di anni fa, lei perché ha preso il lavoro? Perché noi adulti, perché in quella cultura, ovviamente, il lavoro è una cosa seria, il gioco è la cosa banale. Affermando il gioco è il lavoro del bambino, lei voleva dire che il gioco è così importante per il bambino come per noi adulti è il lavoro. Cioè lei intendeva accreditare il gioco al livello più alto, diciamo, dell'esperienza umana rispetto all'infanzia. Il gioco per il bambino è come il lavoro per l'adulto, cioè l'attività fondamentale in sostanza. Ma quando noi guardiamo dei bambini che giocano, lei è insegnante di scuola dell'infanzia, se osserva i bambini che giocano, lei vede l'impegno che loro mettono nel gioco. È un impegno molto alto, anche proprio di pensiero, pensano, no? Si vede che sono impegnatissimi, no? Nel gioco. Perché quel gioco sta assorbendo le loro attività. Allora, dopodiché, io non sto dicendo questo che deve valere solo un'esperienza del gioco spontaneo, del gioco libero. È ovvio che la scuola dell'infanzia, può anche, secondo me deve farlo, proporre molte attività che sono attività di apprendimento, ovviamente, attività in cui i bambini imparano, conoscono, esplorano, attraverso delle forme che sono ludiche. Ma guardate che non c'è niente di strano in tutto questo. Il bambino è normalmente uno scienziato. Voi osservate i bambini fuori, all'aperto, i bambini esplorano. I bambini vorrebbero scavare, vedere cosa c'è sottoterra, vorrebbero, poi non possono farlo ovviamente. Ma il bambino è un bambino normalmente attivo. Poi siamo noi che tendiamo a passivizzarlo, cioè, ma il bambino è normalmente attivo. Normalmente attivo. Allora, il concetto di responsabilità, guardate, la parola responsabilità è una parola molto difficile. Molto difficile. Ora mettetevi voi a spiegare ai bambini il concetto. Come fate? Come si fa? Come faccio a spiegare a un bambino? Ho detto lì, adesso ascoltami, ti spiego che cos'è la responsabilità. Gli fate poi lo addormentate, fate su due scarpe, tanto non capisce, insomma, no? Cioè, non si può fare. Cioè, io posso anche parlare, però attenzione,
il concetto di responsabilità nell'infanzia, come tante altre cose, parte dall'esperienza concreta. Parte dall'esperienza concreta. Ma questa è la lezione della Montessori. Perché la Montessori inventa la casa del bambino? Inventa la casa del bambino e, diciamo, come ambiente in cui i bambini potevano muoversi liberamente, prendere le cose, metterle a posto, fare, organizzare. Perché in questo modo diventavano responsabili. Cioè capivano da loro che cosa voleva dire tenere la loro casa. Cosa fa l'educatrice? Non fa niente, tutt'altro, predispone, organizza, propone attività, eccetera. Ma poi sono i bambini che fanno. Sono i bambini che fanno. Ecco, allora, noi abbiamo bisogno di dare spazio ai bambini nelle loro attività, anche attività libere, spontanee. Perché? Perché i bambini imparano, ovviamente, che cosa vuol dire decidere di fare una cosa e vedere che cosa succede. Allora, questo avviene nei loro giochi spontanei, ma il concetto di responsabilità io la posso praticare anche nella vita quotidiana. È ovvio che a un bambino di 5 anni non affiderò dei compiti che potrei affidargli a 10 anni, perché non ha senso questo. Guarda, la parola responsabilità è molto bella, viene dal latino rispondere. La responsabilità che cos'è? Rispondere, devi rispondere a qualcuno. In passato, anche questo nel Medioevo, l'altro ieri, era normale che la mamma diceva al bambino: vai, io fare la spesa, devo la lista, no? Devi andare a comprare il pane, comprare il latte, do i soldi, stai attento al resto, poi vieni a casa. È una responsabilità, no? Dopodiché il bambino dice: ti sei dimenticato di prendere, torna giù. Sei stato attento al resto, responsabilità. Tu devi rispondere di una cosa che fai. È una cosa che puoi fare, sì, penso di sì. Ma che cosa puoi fare? L'altro significato della parola responsabilità è il respondus, il peso della cosa. La responsabilità è un peso. Un peso. Se sei responsabile, senti di avere un peso che devi portare. È chiaro che io a un bambino di 5 anni non gli do uno zaino di 20 kg, però un bambino di 5 anni un suo zainetto lo può portare, delle sue responsabilità anche a 5 anni, ma anche in casa, quando sono messo, il bambino non fa più niente in casa, non tengo in ordine niente, sempre cioè, la mamma dice: vabbè, ma perché faccio prima? Caro mio, cioè, professore, lei ha ragione, ma se io devo aspettare che mio figlio si faccia il letto, che si metta le scarpe, stiamo freschi, lo porto a scuola alle 10 di mattina, ho capito, però. Allora, noi promuovo un board education nella scuola. Tutti i bambini nelle scuole che seguono questo indirizzo devono avere armadietto con dentro, stivaletti, mantellina, tutto quello che serve, andando fuori, eccetera. È stata una bella gara. Perché se dice: ah, ma caro mio, tutte le volte noi dobbiamo vestirli. No, perché imparano, i bambini imparano, imparano tante cose, ma perché non devono imparare queste? Queste sono le piccole responsabilità che i bambini imparano nella gestione quotidiana delle cose. Pensate che la Montessori non voleva che addirittura le tovaglie sul tavolo dove i bambini mangiavano devono essere non di plastica o senza niente, essere tovaglie vere, di stoffa, belle, i bambini devono stare attenti a non macchiarle. Nelle altre scuole montessoriane, che seguono, cioè, le caraffe devono essere di vetro, i bicchieri di vetro, non di plastica, perché il bambino deve averne cura, deve stare attento perché se il vetro lo fai cadere si rompe e quindi devi stare attento. Allora, il concetto di responsabilità non è una roba così astruta. I bambini fin da piccolissimi possono essere un po' alla volta, progressivamente, nella scuola come a casa, educati a delle piccole responsabilità, che vuol dire sono quelle piccole cose che loro possono fare e badate che li gratificano anche, perché quando un bambino vede che una cosa l'ha fatta bene, è contentissimo. Ora, questo secondo me è una pratica che dire, noi dovremmo restituire all'infanzia per la loro crescita. Io, infatti, non so da voi, io non ho a Bologna, ho fatto anche delle fotografie. Quando le mamme vanno a prendere i bambini da scuola, la prima cosa che fanno è pigliano lo zaino e lo portano loro. Oppure portano, vedo, l'altro giorno un
una mamma, fotografata da mamma di dietro, nascosto, si fanno vedere, che alle 8 di mattina portava a scuola due bambini, uno più grande e più piccolo, e lei aveva i due zaini sulle spalle e i due bambini per andare. Ma non può portare le due zaini, non so perché. E vedete, cioè, questo è deresponsabilizzare. Questo è un lavoro, ma non è il bambino che ce lo chiede, siamo noi. Siamo noi che lo facciamo, eh? Non è il bambino che ce lo chiede. Come facciamo a capire questo esempio? Oggi io sono perfettamente d'accordo che i bambini possono avere questa responsabilità. Però quando io dico a una mamma, ma magari se provi a dirle no, oppure provi a dire no, ma è piccolo. Voi ditegli che è possibile, fatelo a scuola. Voi gli dite, guardi che a scuola suo figlio è capace di fare questo, questo e quest'altro. Forse è capace anche a casa. Fatelo a scuola. Guarda, molti genitori non le sanno mica queste cose, cioè non lo vedono il bambino a scuola. Se un insegnante usa, voglio dire, è nel suo stile educativo lavorare su questo piano, lasciare anche i bambini che giochino liberamente fuori, che si organizzino, anche quelli che hanno i loro conflitti, i bambini imparano. Poi glielo dice la madre, dice, guarda che il suo figlio è capace, non è stupido il suo bambino. Molte volte i genitori sottovalutano, sottovalutano, anche perché insomma, preferiscono così più comodo. Io moltissimo sul fatto che i genitori possano avere questo tipo di conoscenza, formazione, anche perché molte volte sono gli addetti ai lavori. Non sento molto bene, sono molto forte. Stavo dicendo che io diffido moltissimo sul contare che i genitori in generale siano consapevoli di queste tematiche che noi stiamo discutendo in questa occasione. Comunque più o meno penso che sia dentro, no, questa discussione. Nel senso cioè che l'esperienza, la lunga, eccetera, i conflitti che spesso si generano con i genitori rispetto a queste questioni sono abbastanza, diciamo, consistenti, e non soltanto con i genitori, con l'istituzione stessa. Quindi, voglio dire, è con l'istituzione stessa che si generano questi conflitti, con le normative, con i regolamenti, con le direttive e quant'altro. Per cui, voglio dire, questa storia del gioco, l'aspetto ludico, cioè, forse è una lente di lettura del mondo in cui noi viviamo, che se poco a poco dovessimo spingerlo, no, nelle considerazioni che lei, diciamo, sta facendo, e che non soltanto lei, insomma, no, della letteratura, su questo discorso, parlamenti, la pedagogia, la scienza, di queste problematiche, va, se tipo, non so, che bisognerebbe capovolgere e rivoluzionare la società in cui viviamo, insomma. Lei prima si chiedeva se la città, ad esempio, no, è una città che ha questa dimensione, no, rispetto al gioco, rispetto all'infanzia, eccetera. Vuol dire, intanto di città bisogna stabilire la città è una categoria all'interno della quale ci sta la città storica, no? La città compatta, per poi la città aperta, la città speculativa, no? Contemporanea, eccetera, eccetera. Con al di dentro un mezzo di locomozione che al di là del mezzo pubblico è il mezzo privato, no? Quindi bisognerebbe anche tener conto di questi aspetti. Però, diciamo, la città moderna, volendo usare questa categoria, è confacente affinché l'infanzia, l'adolescenza, l'adolescenza possano trovare il loro luogo, no? Il loro spazio, no? Liberi, affinché non siano, non so, investiti, no? Messa in sicurezza, diciamo, la loro incolumità, eccetera. Sì, è possibile. Perché ci sono città moderne, per esempio prendiamo Berlino, no? Berlino ad esempio è una città che è costruita in un modo tale che è il verde esterno, no? I parchi esterni della città,
in Cuneo, dentro la città e dentro la città. Nel senso che tu vai in un parco e vedi il coniglio, vedi non solo lo scoiattolo, cioè la presenza ancora di animali, non di perspettiva, sono che vivevano dentro di questo nuovo ambiente. Oppure per esempio andiamo a vedere le tipologie, per esempio architettoniche, no? Tipo le tipologie, ma non parlo di tipologie della città aperta attualmente, no? Piani, spazi, no? Assolutamente, cioè, ma le tipologie anche dell'Ottocento, tipo per esempio l'isolato a Cotta, per esempio, no? C'è l'espansione dello Stube, per esempio, che invece nella Berlino dell'Ottocento, no? Queste grandi isolate a Cotta, grandi spazi che sono dall'interno, vengono utilizzati per la tavola di per i giorni, i bambini, no? Che scendono le scale, con scala, vanno all'interno di questi spazi, c'è il gioco, no? E sono anche potenti, perché sono separati dal traffico urbano. Cioè ci sono le possibilità di rispondere, sicuramente se prendiamo l'esempio dell'Italia, per quanto riguarda questo discorso, tolto i centri storici, il resto probabilmente forse bisognerebbe fare una tabula rasa, insomma, no? E ci sarebbe veramente molto da lavorare se per esempio, no? Vogliamo creare lavoro, se per esempio, no? Delle edilizie, no? Dell'architettura, dell'urbanistica, sono del territorio, della terra e quant'altro. Però noi siamo legati al PIL, all'austerity, al non so, al 3%, eccetera, ai vincoli, no? Di queste cose, eccetera. Per cui penso che in termini di prospettiva qua il discorso a partire dal gioco, insomma, diventa veramente una fatica pessima. Ah sì, da questo punto di vista ha ragione, cioè il gioco è un elemento che appunto il potere, come si dice nel linguaggio normale, di rimettere in gioco, no? Delle categorie, usiamo spesso questo termine, no? Dice qui bisogna rimettere in gioco tutto, vuol dire che bisogna sconvolgere, cambiare in sostanza, no? Il gioco ha anche questa capacità, no? Di guardare la realtà da altri punti di vista in sostanza, no? Vederla diversa da quella che è. La realtà è così, ma può anche essere diversa da così. Questa è una delle anime del gioco, no? Vedere qualcosa che non è attualmente ma che potrebbe essere. Allora, è chiaro che rispetto alla città non è che io ho una idea, non ho un ideale di città, io sono molto concreto e molto con i piedi per terra, poi ho fatto l'educatore per 10 anni, quando entrare all'università con i bambini lavorando, quindi so molto bene, so che sempre l'educazione è sempre, parte sempre dalle condizioni concrete in cui si opera, insomma, no? E cerca in quelle condizioni di magari cercare di rompere qualche schema, qualche rigidità, insomma, no? Giocando un po' su questo aspetto del contagio, che se tu fai una cosa, una piccola cosa, e questa funziona, probabilmente questa ne attiva altre, insomma, no? Io questo lo dico, insomma, è effettivamente così, in sostanza, cioè bisogna sempre iniziare, insomma, no? Fare qualcosa, io vedo nelle scuole, magari un insegnante prova, comincia a fare qualcosa, vede che funziona, ma anche un altro insegnante dice, cioè, però è interessante, vorrei provare anch'io. Poi ci sono le resistenze, questo è ovvio, insomma, le resistenze ci sono, ma altrimenti non sarei qui a parlare di questi temi, insomma, se non sapessimo che, come lei ha detto, l'ostacolo spesso è l'istituzione, sono perfettamente convinto che l'ostacolo è l'istituzione, perché l'istituzione ovviamente ha degli apparati burocratici che anziché favorire l'apertura di modelli, di esperienze, anziché attivare, spesso tende a chiudere, a rassicurare, a proteggere. Questa, l'istituzione purtroppo è questa in molti casi. Però per esempio ragionando anche sulla vita quotidiana, io faccio sempre un esempio, l'esempio dei genitori, di un genitore che insegna suo figlio andare in bicicletta, quando ha 5-6 anni, insomma, impara a bicicletta, imparano tutti, non sarebbe che scemo, imparare anche te a andare in bicicletta. Dopodiché, quando gli ha insegnato a andare in bicicletta, la bicicletta non gliela fa usare. Ma pensate quando siamo sapici. Insegniamo al bambino a andare in bicicletta, poi quando ha imparato non gliela facciamo usare. La bicicletta è una cosa potentissima per un bambino. È il primo mezzo che lui ha a disposizione che gli dà il senso di una mobilità diversa da quella delle sue due gambe.
diciamo, una ricchezza da stare, però la puoi usare perché è pericolosa, perché non si può andare. Allora, se voglio farti andare in bicicletta, se io ragiono della mia città, non so, nella vostra probabilmente è diverso, insomma, se voglio far andare in bicicletta il bambino, devo caricare la bicicletta e il bambino in macchina, devo andare in un parco, scaricare il bambino e la bicicletta, dirgli adesso per mezz'ora puoi fare un po' di giretti qua intorno, poi ricarichi in una macchina e la bicicletta viene rimessa in cantina. Ma dico, ma è una follia, cioè. Eppure, badate, che cosa ci vorrebbe perché, che ne so, il sabato, la domenica, dei genitori escono in bicicletta con i bambini. Loro con la loro bicicletta, i bambini con la loro, caschetto in testa, e si va in giro per la città in bicicletta. Io non ho mai capito perché la scuola deve fare educazione stradale. Non tocca alla scuola fare educazione, ma perché la scuola? Io ormai la scuola gli fanno fare tutte le educazioni possibili e immaginabili, ormai deve occuparsi di tutto. Guardate, una scuola bulimica è una scuola che muore, è condannata a morire, di bulimia si muore. Io vorrei che una scuola dicesse no, grazie, questa cosa la fa la famiglia, noi abbiamo altro da fare. La famiglia insegna, fa educazione stradale ai bambini, perché la domenica, il sabato, esce con i propri bambini in bicicletta e dice, vedi, quando c'è quella luce rossa lì, ci si deve fermare. Quando ci sono delle strisce e un pedone passa sopra, tocca a lui prima. Si fa così, perché deve toccare la scuola? Allora, io credo che, insomma, una scuola che si carica di tante educazioni, va bene? E l'educazione stradale, l'educazione sessuale, l'educazione è una scuola che è condannata a morire di bulimia. La scuola deve fare quelle cose fondamentali che se non le fa la scuola non le fa nessun altro. Ci sono delle conoscenze, delle competenze, degli apprendimenti che o un bambino le fa a scuola o se non lo farà mai. Non le farà mai. E questo è il punto. Allora, l'istituzione invece tende a dire di sì. Tende a dire di sì. Dal mio punto di vista è sbagliato. Mi piacerebbe che in una scuola, un collegio di docenti dicesse, noi diciamo no a questo, no a questo, no a quest'altro, dicendo che tocca, è importante ovviamente, non sto dicendo che l'educazione sessuale non è importante, importantissima, l'educazione sessuale è importantissima, la fa qualcun altro, no grazie, noi abbiamo altro, e voi genitori valutateci per quello che tocca alla scuola, per quello che non tocca la scuola, cioè, questo è il punto. Cosa c'entra il gioco con tutto questo? C'entra, perché io sono convinto che per esempio la scuola dovrebbe, per quelli che sono i suoi ambiti, le sue competenze, dare spazio al gioco. Qualcuno mi deve spiegare per esempio perché nella nostra scuola, a partire dalla scuola primaria, lo sport non c'entra. Se voi andate all'estero, negli altri paesi, in Europa, non sto dicendo negli Stati Uniti, in Canada, per carità, di tantissimo. È normale che nelle scuole i bambini fanno sport. Normale. Lo sport è formazione. Lo sport è parte. I giochi sportivi sono esperienze formative per i bambini. Le fanno a scuola, normalmente. Le fanno a scuola. Noi invece, la nostra pedagogia scolastica, non ama lo sport, lo sport è una roba, insomma, non ci piace molto. Io faccio sempre questa cosa con gli insegnanti, no? Dico sempre agli insegnanti, ma secondo voi è più importante educare un bambino alla cooperazione o alla competizione? Ovviamente gli insegnanti dicono alla cooperazione. La competizione è una parola che non è amata. Lo sport è competitivo. E io invece dico che non è vero, è sbagliato. È importantissimo educare i bambini alla competizione. Alla competizione, che non vuol dire che conta chi vince e chi perde, non conta niente. Il concetto di competizione è il misurati, mettiti in gioco, guarda che cosa sai fare e lo puoi fare solo se ti misuri con gli altri. Solo in questo modo lo puoi sapere. Guardate, la parola competizione è una parola meravigliosa, io non ho mai capito perché la scuola non ami questi termini qui, che la parola competizione viene dal latino competere,
che vuol dire chiedere insieme. Chiedere insieme. La competizione richiede innanzitutto una condivisione. Bisogna imparare dai bambini, osservare i bambini. Osservare i bambini. Quando un gruppo di bambini si trova in un campo, uno dice: vieni a giocare a pallone con noi. Dice: sì, vengo, con noi. Dopodiché facciamo squadra, ovviamente. Se io domani sera ho un'ora libera, telefono a un mio amico e gli dico: ciao Giovanni, ho prenotato un campo, vieni a giocare a tennis con me. Con me. Dopodiché non ci mettiamo dalla stessa parte del campo e tiriamo la pallina di là, ci prenderebbero per scemi, ovviamente. Allora il concetto di competizione è un concetto molto alto se noi lo guardiamo da questo punto di vista, perché è un concetto che parte dalla condivisione di un'attività, un gioco, le sue regole, il suo spazio, e poi dopo ci si confronta. Ci sarà qualcuno che è più bravo di qualcun altro. E allora che cosa fa un bambino, quello che perde? Avete mai osservato i bambini che giocano? Quello che perde, che cosa chiede al bambino che ha vinto? Mi dai la rivincita. Pensate che razza di fair play, non glielo insegna mica nessuno, eh? Questa cosa non la insegnano gli insegnanti ai bambini o ai genitori. Questo è un fair play naturale che i bambini hanno. Io ho perso, tu hai vinto. Ma se non era per me che giocavo con te, tu mica vincevi. Dunque, mi dai la rivincita, cioè mi dai la possibilità di fare un'altra partita per vedere se io potrei. Perché intanto ho capito. Intanto chi vince è contento, ma chi perde pensa. Adesso va bene, adesso devo andare a casa, domani ci troviamo, facciamo un'altra partita, va bene. Dopodiché magari succede che io che avevo perso adesso vinco. E allora l'altro dice: ah, adesso mi dai tu la rivincita. Io non puoi dirvi di no. Guardate, questa cosa qui è potentissima sul piano educativo. Che cosa insegna al di là del gioco? Non mi interessa che il gioco sia il calcio, gli scacchi, eccetera. Insegna una cosa importantissima: che non esiste mai l'ultimo gioco. Non esiste l'ultimo gioco, ce ne sarà sempre un altro. Mettiti sempre in gioco, non darti mai per vinto. Poi tu potrai essere meno bravo in quel gioco, ma più bravo in un altro. Ma in ogni caso non esiste l'ultima partita. E questa è una cosa importante, questa la insegna la competizione. Allora, bisogna che siamo molto larci nel dare significato alle parole, meno ideologici. Certo che la cooperazione è importante, certo che insegna ai bambini a cooperare, l'aiuto, eccetera. Dopodiché gli insegnanti vi devono spiegare perché a scuola non devi aiutare il tuo compagno perché uno deve fare per conto suo, non si è mai capita sta roba qua. Che razza di cooperazione è questa? Boh, non si sa, insomma, no? Ma va da sé che la cooperazione ha un valore, ma nessuno l'ha mai negato. Insegnare ai bambini a lavorare insieme, a cooperare, ma certo che è un valore. Ma questo non significa che allora la competizione è un concetto negativo, tutt'altro. La competizione esige anche che tu devi avere coraggio, abbi il coraggio, non ti tirare indietro. Noi dobbiamo insegnare ai bambini il coraggio, dobbiamo insegnarglielo, perché nella vita serve, mettersi in gioco, serve rischiare. Allora, se noi pensiamo invece che i bambini vadano sempre protetti da tutto ciò che può comportare qualche rischio, perché sennò poverino, chissà che trauma gli succede, poi lo freghiamo il bambino, in questo modo, sia chiaro? Allora, perché mi serve questo discorso? Mi serve per dire, per esempio, che nella tradizione pedagogica, soprattutto di paesi anglosassoni, perché lo sport è sempre entrato nella scuola, perché lo sport insegna questo. Lo sport insegna questo. I giochi sportivi, quelli che i bambini hanno sempre fatto normalmente, quando giocavano fuori nei cortili, eccetera, oggi non li fanno più perché non ci sono più queste condizioni, va bene. Nelle scuole le attività sportive ci sono sempre state, e noi non le facciamo, ma la dimensione, la dimensione competitiva, nel senso che ho detto, è una dimensione assolutamente formativa. Il gioco sportivo è
è un gioco che ha un alto valore formativo proprio per il concetto di competizione, che non è affatto una brutta parola, anzi è una parola bellissima, dovremmo rivalutarla. Certo, ovviamente, se uno mi dice, ah professore, lei lo vede in televisione che cosa si vede, lo sport, ho capito, certo che lo vedo, ma allora anche la politica. Io continuo a pensare che la politica sia una delle cose, e insegnerò sempre ai bambini e ai ragazzi che la politica è una cosa importantissima e bellissima. E gli insegnerò anche che però gli esempi sono delle porcherie, che c'è anche molta porcheria. E se nello sport però c'è la droga, il doping, la violenza, eccetera, questo non significa che lo sport in sé è una porcheria. Lo sport è una cosa meravigliosa dal punto di vista dell'essere un dispositivo formativo, se viene gestito bene, nel senso migliore del termine. E però bisogna che noi per primi, diciamo, scopriamo queste dimensioni e non ne abbiamo paura. Insomma. Io la penso così. Un'ultima domanda, poi ce ne sono ancora. Se ci sono alcune domande le raccogliamo, magari poi facciamo una risposta ogni caso. Vorrei avere una sua opinione circa questa affermazione che ho recentemente trovato scritta su di un libro che non parlava di pedagogia, era un saggio politico. L'affermazione è prosumata dal seguente: i principali centri di formazione del pensiero pedagogico e di radiazione di pratiche pedagogiche oggi esistenti al mondo non sono certamente quelli tradizionali, bensì sono quelli che producono giochi virtuali. Nel suo ultimo intervento ha accennato alla televisione, ha ampliato il campo degli schermi cui ci si può riferire. Gli schermi dei cellulari, noto spesso intorno a me che la maggior parte dei genitori oggigiorno dà come giocattolo ai bambini il proprio cellulare. E noto altresì che sono nato nel 1986, tanti miei amici e anche qualcuno di più grande, quindi di genitore, bambini che vanno a scuola, gioca tuttora in maniera virtuale e poi si vergogna o capace di fare una gara di corsa perché lo ritiene inconcepibile. Quindi la prima domanda sull'affermazione è: quali sono i principali centri pedagogici esistenti? E la seconda è: se la media dei genitori è quella di persone che sono virtualmente dipendenti da forme di gioco prodotte da altri, la scuola non dovrebbe essere aperta ad innovarsi, proponendo per esempio, oltre a compiti che possono essere come fare tot esercizi, studiare tot pagine, anche giocare un'ora al mattino? Sì, quello che dice vero, cioè oggi sicuramente, diciamo, la presenza degli schermi, no? Cioè comunque del che possiamo assegnare al virtuale, diciamo, in generale, è uno degli ambiti, io lo definisco proprio un vero e proprio campo di esperienza, insomma, no? I bambini crescono con, diciamo, i dispositivi, diciamo, elettronici, no? Gli schermi televisivi, quelli degli smartphone, PlayStation, cioè tutto ciò che è, diciamo, immagine su schermi, diciamo, con cui si può interagire più o meno, insomma. Oggi è parte integrante della formazione di un bambino fin da quando è piccolissimo. Io non ho nulla contro queste dimensioni perché fanno parte della cultura del nostro tempo. Ogni epoca ha avuto, voglio dire, delle tecnologie su cui si sono formate le generazioni più giovani. E quindi non c'è un anomalia in tutto questo. Dove sta il problema? Il problema sta in ciò che i bambini, sta nelle esperienze che i bambini oggi non fanno, non in quelle che fanno. Cioè io non farò mai nessuna battaglia pedagogica, culturale o che volete, contro i videogiochi, contro la televisione, contro le PlayStation, eccetera. Perché la troverai assolutamente inutile e anacronistica.
se io devo fare una battaglia, la faccio su ciò che i bambini oggi non fanno e non hanno l'opportunità di fare. Oggi i bambini, dico la cosa più banale del mondo, non hanno l'opportunità di prendere un pallone e andare a giocare a pallone nel cortile o nel parco sotto casa o anche nel giardino della scuola, perché gli insegnanti non glielo mandano. Io voglio questo, perché l'esperienza di trovarsi con dei bambini e giocare liberamente, questa è l'esperienza che non hanno. I videogiochi li hanno, fanno parte della loro esperienza quotidiana, non glieli voglio togliere. Certo, mi preoccupo ovviamente che non assorbano il 90% del loro tempo, ma questo è il buon senso. Però perché non assorbano il 90% del loro tempo dipende dalle altre esperienze che hanno la possibilità di fare e che dal mio punto di vista sono altrettanto importanti. Molti videogiochi hanno anche il loro valore, sviluppano apprendimenti, competenze, conoscenze, cioè, poi ci possono essere videogiochi belli come tanti giochi, sono giochi belli, brutti, interessanti, eccetera. Dunque il problema è ancora una volta olistico, va visto nell'insieme, cioè tutto ciò che è esperienza ludica legata al virtuale occupa una parte dell'esperienza dei bambini, mi preoccupo che non occupi il tutto, diciamo, no? Ma che nell'esperienza dei bambini ci siano anche le altre esperienze. A quel punto mi va benissimo che ci siano i videogiochi, casomai mi preoccupo che ci siano, voglio dire, dei videogiochi migliori di altri, o più intelligenti o più interessanti di altri, ma lo stesso vale per i libri, sono molti libri stupidi e molti libri interessanti, insomma. Quindi io la vedrei in questo senso. Rispetto alla scuola, poi c'è stato uno studioso di imposta, no, che aveva teorizzato il concetto della scuola termostatica, diceva la scuola dovrebbe avere un modello termostatico, cioè equilibrare ciò che non è. Cioè, se per esempio la nostra società sviluppa soprattutto esperienze molto tecnologiche nei bambini, allora la scuola dovrebbe controbilanciare e quindi sviluppare nei bambini soprattutto esperienze molto concrete, legate alla naturalità, all'esperienza concreta, eccetera. Proprio perché lui diceva la scuola dovrebbe avere un ruolo termostatico, no? E quindi, mentre invece noi oggi abbiamo la prima opposta, cioè più la società è tecnologica, è piena di schermi, più anche la scuola si vuole riempire di schermi, e le LIM, i computer, eccetera. Nick Postman diceva che è sbagliato, cioè dovrebbe esserci proprio una visione, come dire, che non vuol dire essere contro il virtuale, il tecnologico, ma vuol dire equilibrarlo in qualche modo con altre esperienze. Una visione, insomma, io la penso così. E direi anche per l'ora che grazie. Possiamo chiudere, credo che sia stato un incontro interessante, grazie per l'attenzione. Se credo di venire in contatto con la mente, credo che potrebbe essere interessante poi sviluppare anche questi concetti che qui ci ha portato, che anche molti di voi conoscono, per poter vedere anche le esperienze pratiche di lavoro, come possono essere continuate. Grazie di nuovo a tutti, chi vuole può partecipare alla visita al museo ci dice